Tito Pomponio Attico visse tra il 110 e il 32 avanti Cristo. Proveniente da una famiglia di rango equestre, si stabilì in Grecia e dal suo ultraventennale soggiorno ad Atene gli derivò il cognomen Atticus. Uomo di cultura ed editore, fu intimo amico di Cicerone, come testimonia la fitta corrispondenza che i due si scambiarono dal 68 al 44 avanti Cristo, raccolta nelle Epistule ad Atticum. Dalle lettere di Cicerone emerge di Attico l'immagine di un uomo cortese, equilibrato, colto, sobrio, dotato di una profonda sensibilità umana, qualità che dovevano renderlo gradito a molti, pur in un periodo storico caratterizzato dalle più accese inimicizie. Lo storico Cornelio Nepote, che lo conobbe e gli fu amico, nella sezione De Historicis Latinis del De Viris Illustribus gli dedica una biografia nella quale sono evidenziate le sue doti di humanitas e di urbanitas. That's all, folks.